Stasera abbiamo tanti concorrenti che sfileranno su questo palco, tutti con l'organetto, piccoli e grandi, che vengono da varie parti, non solo dell'Italia, anche dall'estero questa sera. Voglio soltanto ricordarvi le tre serate dell'organetto che si svolgeranno questa sera. Sono tutti organettisti, dilettanti, anche qualcuno professionista. Sulla mia sinistra c'è Nicola, che accompagnerà tutti questi organetti. Ecco qui presente, che già vi ha fatto ballare comodamente. Domani sera abbiamo in questa piazza il gruppo folk Montemarano, mentre domenica sera, l'ultima serata, abbiamo di nuovo organetti, di cui altri organettisti, non sono quelli di questa sera. Bene, visto che nessuno vuol venire qui sulla mia destra, quelli che devono suonare, perché hanno paura che io li chiamerei per prima, allora figuratevi, questo signore viene da Olten, dalla Svizzera, ed è Lisena Gerardo, originario di Rocca San Felice. Bene, accogliamolo con un applauso e avvicinati qui un attimo. Allora, quanti anni hai? 62. 62, bravo. È da molto tempo che suoni l'organetto? 27 ore. 27 ore. È strano. Mi diceva che era da molti anni che suonavo. Va bene. Allora, intanto vogliamo attaccare il microfono. Scusate. Bene, allora che pezzo vuoi ascoltare? Una polca e una tarantella. Una polca ed una tarantella.
Verissimo, un applauso per Gerardo e si continua con il prossimo brano che è una tarantella. Un applauso per Gerardo, un attimo, quindi questo è un regalo che quest'anno abbiamo cambiato, un regalo per i concorrenti e l'amministrazione comunale di Frigento che ha voluto cambiare anche perché è cambiato sindaco naturalmente, grazie al sindaco Luigi Famiglietti che ha voluto regalare a questi concorrenti questo bellissimo piatto in ceramica dove c'è scritto sopra 17esima festa dell'organetto offerta dal comune di Frigento, 11, 12 e 13 agosto 2006, in località Piano della Croce, Frigento. Ecco, questo è un ricordo che tu porterai in Svizzera. Grazie. Bene, allora proseguiamo ancora ed è la volta di Pugliese Carmine, senza. Chiedo scusa.
17. Giro. Benissimo, adesso cosa vi ascoltare, Carmine? Allora, adesso intanto Nicola prepara un Wednesday. Voglio ringraziare a tutti voi che siete qui presenti e con un po' di difficoltà all'inizio attendete per poter ballare. Poi voglio ringraziare Piante e Fiori di Sasso Gerardina, poi i Corredi Corredini e Tentaggi, Guarino Gioielli e la fabbrica di organetti Cavalier della Noce. Adesso si continua con una mazurka non troppo lunga. Thank you.
benissimo Madeco, che così è terminato Pugliese, Marina che ci regala il piatto, benissimo, grazie Carmine, a te il piatto e buon appetito sul riempito di spaghetti. Bene signore, adesso abbiamo che viene un ragazzo che viene da Gesualdo. Come ti chiami? Vincenzo. Il cognome? Gabriele. Bene, quanti anni hai? 11. 11 anni, che cosa ti fai ascoltare? La mazurka e la quadriglia. Allora, la mazurka e la quadriglia. Un attimo più avanti. Ecco qua. Benissimo, si continua con il prossimo brano, una quadriglia, vero? La mazurka. Benissimo, bravissimo, Vincenzo, ecco qua. Bene, c'è Marina che... un attimo il regalo, ecco qua. E continuiamo con Cesto Giuseppe che viene da Andretta, lui ha 10 anni. Cosa ti fai ascoltare? Una polca ed una mazurka.
applauso, si continua con un altro brano. La mazurka. Bravissimo, bravissimo, un applauso. Bene. Un attimo per Marina, il piatto, grazie. Sempre offerto all'amministrazione comunale. Ed adesso è la volta di Cervasio Milena che viene da Lioni. Una tarantella, un panzer, una volta. Va bene. Thank you.
insieme a Milena e adesso ci vuoi ascoltare un'altra canzone? Una polca. Abbiamo messo in palio la grande punta che sta dietro di voi, poi abbiamo ancora un organetto che l'ha offerto, il Cavaliere della Noce di Teramo e Full Music di Mondella, dove ha un'esposizione di organetti là in fondo, poi abbiamo ancora un navigatore satellitare, un ricevitore digitale terrestre ed un mobile in legno, porta computer offerto da Galleria del Mobile, quindi il biglietto costa solo 2,50 euro, affrettatevi, ci sta Giuseppe Caggiano e Giuseppe Abbondandolo, quindi acquistate dei biglietti. Adesso eccoci qua, sei già pronto, come ti chiami? Gian Giulio Eliseo che viene da Andretta, vero? Allora, che cosa vuoi ascoltare? Due tarantelle. Vai. Thank you.
benissimo. La prossima tarantella, vai. Ecco per te un bellissimo ricordo, e adesso è la volta di Caggiano Gerry, che viene da Sturno, ed accompagnarlo c'è Di Leo Gaetano. No, anche lui seduto, è stanco. Thank you.
Bravissimo Jerry, e la prossima canzone qual è? La Tarantella. Mi riferiscono che si chiama Sonia. Sonia ha perso la borsetta. Cosa devi ascoltare? Primo amore. Lo primo amore, vero? Bene. Allora, Nicola.
chiamano Diego. Adesso una serenata. Un valzer, prego. Ecco che per te, Diego, grazie e all'anno prossimo o magari fra 2 anni. Adesso abbiamo il più grande, probabilmente, perché non ho ricordato anche questo, mi sembra di averlo già detto. C'è un ragazzino che ha compiuto appena 6 anni il 24 o il 21 di aprile. Potrebbe essere il più piccolo, non lo sappiamo ancora, ma lo sapremo domenica sera. Se ci sarà un altro ragazzo più piccolo di questo, allora vincerà, si aggiudicherà una bellissima coppa. Allora, ti chiami Natale Alessio, vieni da Nusco, e quanti anni hai, abbiamo detto? 6 anni, bravo. E da quanto tempo che suoni l'organetto? Da 5 mesi. Da 5 mesi, non ci possiamo aspettare molto allora. Va bene, allora, Nicola, diamoci da fare. Che suoni? Una tarantella e una polca. Una tarantella e una polca. La tonalità? Ecco qua. Eccolo qui, Nicola. Prima la tarantella? Prima la tarantella. Va bene, adesso passiamo al prossimo brano. Qual è? Una? La tarantella paesana. La tarantella paesana. Va bene. Allora sentiamo la tarantella paesana. Vai. Thank you.
bene, allora facciamo una cosa, no? Ti fermi, bravissimo, ma facciamo un applauso? Perché ci vuole anche un coraggio, vero? Ci vuole coraggio, sono all'organetto? Ci vuole coraggio, sì, bravo. Però l'anno prossimo vedrai che suonerai migliore. Guarda, per te c'è anche un bellissimo regalo, come tutti gli altri. Prego, questo è per te, portalo a tua madre, alzati. Grazie. Benissimo, il prossimo concorrente è Solomita Pasquale, viene da Gesualdo. Pasquale, cosa si fa ascoltare? Un valzer. Un valzer, prego.
c'è un applauso per Pasquale. Anche per te un regalo, ecco qua. Benissimo, a questo punto signori facciamo 10 minuti di pausa, ma vi divertirete a ballare perché c'è Nicola con Roberta Pischetti, che possiamo dire che è una campionessa di organetti, anzi facciamo dire da lei dove è stato il suo ultimo, la sua ultima coppa che ha preso, non è vero? È vero, sì, va bene. Allora ecco qui Roberta Pischetti, che viene da Sant'Angelo dei Lombardi. Allora Roberta, qual è stata la tua ultima coppa? A Colliano. Bene, in provincia di Salerno. A te? Le belle cose, e divertitevi. Si comincia subito con una bella polca romagnola, invitiamo le coppie al ballo.
state sempre in pista. Bello, altro uno di quelli romagnoli.
benissimo signore, così Roberta si va a riposare, ritorna subito dopo che sono finiti i suonare i concorrenti, questi partecipanti, e quindi vi manterrà fino all'una, alle due questa notte, chi ha voglia di ballare. Bene, continuiamo con il prossimo partecipante che viene da Frigento, Pascucci Rocco Gerardo, giusto? Ho detto bene? Ecco, che cosa vuoi ascoltare, Rocco? Una quadriglia e un valzer.
bravissimo Rocco, bravissimo. Bene, anche per te ho un bellissimo ricordo. Adesso è la volta di Cipriano Toni, che viene da Frigento e da 11 anni. Cosa puoi ascoltare? Allora, Reginella Campagnola. Benissimo, il prossimo brano qual è? La polca del Trillo. Thank you.
Va bene, è un po' di emozione questa, va bene? Benissimo. Marina, un regalo per Tony. Bene, signori, adesso c'è un ragazzo che naturalmente non è perché della nostra, è originario di Caposele, la madre di Caposele originaria, il padre viene da Cassino, ma loro vivono a Londra in Inghilterra. Questo ragazzo ha imparato a suonare l'organetto da solo. Allora Pacitti, Pacitti Anthony, prego. Buonasera, parli inglese o italiano? Tutte e due. Va bene, allora, che cosa ci vuoi ascoltare? Polka, tarantella e mazurka. Allora, tre brani, polka, tarantella e mazurka. Va bene.
bravissimo, bravissimo Anthony con questa bellissima tarantella. Vedi come ballano. Allora, cosa ci vuoi ascoltare adesso? Quanti organetti hai in Inghilterra? 5 organetti. Ma tutti italiani? Tutti italiani. Ma che differenza c'è tra l'organetto italiano e l'organetto, diciamo, dell'Inghilterra? Perché sembra, o quello tedesco, sono diversi? Come no? Ma in Germania ci sono. In Germania sicuro. Va bene. Allora, adesso cosa vi vuoi ascoltare? La mazurka. Com'è, Nico, ti fa freddo? Fulvio mi dice che tu devi suonare questo organetto. Io non lo so, competenza mia non è. Ora tocca solo a te, un attimo solo. Finisco con questo microfono, vediamo come va questo organetto. È un organetto. Che cosa vogliamo ascoltare? Allora, una polca paesana, giusto? Va bene.
adesso Anthony, ecco, anche questo organetto così piccolo lo fa funzionare Anthony, però vi ricordo che questi organetti li vende Full Music, che si trova lì alle vostre spalle. Voglio ricordarti Anthony che alcune informazioni della nostra associazione Organetto 2000 li puoi trovare sul sito internet www.organetto2000.it. Troverai tutte le informazioni della nostra festa. Allora, Marina, regala questo bellissimo piatto ad Anthony, arrivederci all'anno prossimo, grazie. Spero che ci vieni a trovare anche l'anno prossimo. Benissimo, questo organetto comunque va bello come soprammobili a casa mia. Chi è? Adesso è la volta di Loreana Genova. Loreana Genova. Allora, Loreana, vero? Non mi confondo. Allora, che cosa ci vuoi ascoltare, Loreana? Una quadriglia? È un valzer. La tonalità te la ricordi? Solo. Va bene, avvicinalo più avanti. Vuoi essere seduto? Ti vuoi sedere? Loreana, per il prossimo brano un valzer. Loreana, anche per te un bellissimo ricordo. E adesso è la volta di Savino Jenny, che viene da Gesualdo. Jenny, cosa ti fai ascoltare? Una polca e una quadriglia. Allora, una polca ed una quadriglia. Quale tonalità? Thank you.
Bene, il prossimo brano vi fate ascoltare. La polca. Bravissimo Jenny, grazie, alla prossima occasione. Ecco qua, grazie. Bene, adesso abbiamo il penultimo concorrente partecipante ed è Ranaudo Carmine che viene da Frigento. Dov'è? Ah, eccolo qua. Buonasera. Allora, Carmine, cosa vuoi ascoltare? La pambanella, ah va bene. 69. 69, beh, va così così. Vai.
Bravissimo Carmine, bravissimo. Bene, Marin, vuoi dare un ricordo anche per Carmine? Bene, adesso una ragazza vuol farvi vedere che l'organetto non è che si suona solo così, è già parte della stata partecipante prima, lo suona un po' diversamente l'organetto. Vediamo come. Milena Gervasio. Ecco, suona l'organetto tutto all'inverso. Prego. Siamo pronti? Via! Allora ci vai un altro pezzo, ancora più veloce, vero? A un valzer, va bene, vai.
Grazie Milena, alla prossima occasione. Bene signori, voglio ricordarvi a tutti, un po' a tutti, c'è il signor Giuseppe Caggiano con i biglietti che viaggia, ma vedo che non so se l'hanno già comprati, penso proprio di sì, ma sì, pochi l'hanno comprato, vero? Dino sempre no, ma insisti perché lo comprano. Ecco qua, questo signore qua vuole due biglietti, eccolo qua, vedi, non l'ha comprati prima. 5? No, quello là, Giuseppe, vedi? Il signor Garofalo, se non sbaglio, vedi? Sono 17 anni che viene sempre a ballare qui alla festa dell'organetto. Buonasera. È sempre qui. È sempre qui pronto. Dovete pensare una cosa, dalla prima volta che abbiamo fatto la festa dell'organetto sta sempre a ballare, 3 serate per ogni anno, sempre a ballare. La prossima occasione non ti preoccupare, hai comprato 5 biglietti stasera, comprane 6 che si va migliore, non ti preoccupare, va bene, non ti preoccupare, l'anno prossimo, va bene. Allora signori, adesso è la volta di Pugliese Giovanni che viene da Frigento, eccolo qua, con il suo magico organetto qua, così grande, guarda, ecco qua. Buonasera Giovanni, dove sei stato fino adesso? Sicuro? Hai ballato, vero? Allora, signor Pugliese, che cosa ci fai ascoltare? Un fox ed un malzerino, va bene, vediamo con il fox, non si sente l'organetto, come mai? Che è successo? Ecco qua, si sente? Era l'organetto. Allora si ringrazia la Sitec. Giuseppe, mi scusi, ti puoi girare un po'? Ecco, Sitec, impianti, come si dice? Elettrici, va bene, grazie. Allora, via con impianti civili ed industriali, sì, grazie a Michele Stanco che ha voluto fare le magliette e ci ha dato una mano per l'impianto elettrico. Inoltre voglio ringraziare la ditta Imperiale di Martone Giuseppe, che anche lui ha dato un contributo per questa festa, al comune di Frigento, a tutti gli sponsor che abbiamo fatto la pubblicità, a questi cartelloni che vedete qui davanti, a Fulvio di Montella e al Collier della Noce di Teramo, il costruttore di organetti, e poi vi ringraziamo di vero cuore a tutti voi che siete qua, perché senza di voi la festa non si può fare sicuramente, però si fa ancora meglio se comprate ancora un biglietto ciascuno. Guardate, veramente vi dico una cosa, no? Quanti ne siamo? Ne compriamo uno ciascuno ancora? Allora sì che quella macchina si paga sicuramente, se no poveri noi, va bene? Poveri noi, va bene. Allora vai Giovanni, fai sbizzarrire un po' questa gente. Thank you.
ancora Giovanni. Che cosa vogliamo ascoltare? Una tarantella. Saluto e ci diamo appuntamento a domenica sera con altri partecipanti. Domani sera c'è il gruppo folk Montemarano, quindi non è che si finisce qui adesso, perché si continua a ballare, vero Roberta? Voglio vedere suonare l'organetto insieme a Nicola. A tutti voi una buona sera e ci vediamo domenica sera. Vai Roberta. Thank you.
capanna. We'll be right back.
so fit, I'm from the so brutal, I'm from the moving the cintura, think bigger so fit, I'm from the bigger days, I'm one of the cintura, ain't no like a bellet, think bigger so fit, I'm from the bigger days, I'm one of the cintura, ain't no like a bellet, e quanto mi la va, la mala attenzione, come lo scena, io e la roba, e le sciocche, balla con suo stile, come un piruino, sono su sovrura, avessi la molina, e chi mi abbia sentita, mi dico sto fredda, sono su sovrura, avessi la molina, avessi la molina, e quanto mi amava, la maledizione, come lo scenario che la roba, e che sciù, parla con se stilo, sono un piruino, arrazzo il destino di cosa, niente, e tiene, e poi la molina, a cosa, thank you.
come gira, come zoppa e fa, come gira la ninella mia, ci vorrebbe la zinella, così va la gioventù. Come gira l'anima mia, ci vorrebbe la